Nuovo capitolo della vicenda relativa alla chiusura del forno rotante per l'incenerimento dei rifiuti speciali del termovalorizzatore Fenice di San Nicola di Melfi. Il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso presentato dalla Regione Basilicata, ha infatti annullato l'ordinanza con la quale il TAR aveva sospeso l'efficacia della delibera di sospensione delle attività del forno rotante emessa dalla Regione Basilicata nello scorso mese di dicembre. Fino al prossimo 24 giugno, data dell'udienza durante la quale i giudici del TAR entreranno nel merito della questione, quindi, il forno dei rifiuti speciali dovrà rimanere spento. Lo stop da parte della Regione era arrivato lo scorso 9 dicembre a causa dei chiarimenti giudicati insufficienti chiesti a Fenice dopo alcune emissioni di iodio che si erano verificate il 2 novembre. Il TAR aveva però sospeso l'efficacia di quella decisione, ritenendo legittima la ripresa dell'attività del forno rotante. Fenice Ambiente, fin dall'inizio, aveva evidenziato, in merito all'episodio di novembre, per diverse ore dal camino E2 dello stabilimento industriale si era innalzata una colonna di fumo alta e di insolito colore rossastro. L'assenza di pericoli per l'ambiente e la salute e che la fuoriuscita di iodio non aveva avuto e non avrà conseguenze sanitarie per la popolazione residente.